Caro amico o amica, se anche tu sei interessato a sapere quali sono gli 8 film spirituali più belli della storia del cinema, ti invito a vedere questo video. Cari amici o amiche, come prima cosa ben ritrovati, io sono Elvio e qui siete su Spiragli di Luce, un canale in cui parlo di crescita personale e di spiritualità. Se questi argomenti vi interessano, vi invito a iscrivervi al canale per una ragione speciale, perché ogni settimana, ogni mercoledì, ci sarà un nuovo video proprio su questi argomenti. Oggi, per la prima volta qui sul canale, parleremo di cinema e ci tengo a specificare che, intitolando il video Gli 8 film spirituali più belli, intendo dire i più belli. Secondo me, infatti, ti invito a vedere il video fino alla fine, perché nella parte finale, quando te li avrò presentati tutti e 8, ti chiederò se li hai visti tutti, se hai altri suggerimenti, perché chissà, magari potremo fare un altro video in futuro ancora più completo. Ma adesso io direi di iniziare subito. Ovviamente dal primo degli 8 film spirituali. Il primo film spirituale di cui voglio parlarti si chiama No Solar. È un film uscito nel 2010, veramente molto particolare e ancora poco conosciuto, che ci parla della vita dopo la morte. Il film è basato sull'omonimo libro di Chico Javier, uno scrittore e medium brasiliano. No Solar racconta la storia di André Luiz, un importante medico che dopo la morte si ritrova ad affrontare un viaggio nell'aldilà. Quando si risveglia, confuso e disorientato, André si ritrova in una valle oscura e devastata, decisamente lontana da quello che immaginiamo potrebbe essere il paradiso. E dopo una travagliata permanenza in una sorta di purgatorio, André viene prelevato e portato in una vera e propria città astrale, chiamata No Solar, un'espressione che in portoghese significa la nostra casa. Ed è da quel momento che inizia la vera e propria avventura, un viaggio fatto di comprensione, perdono e amore. In questo caso i messaggi sono tantissimi, per comprenderli bisogna anche vivere un po' tutto il percorso del protagonista, tutto il tormento e anche le soluzioni che via via trova il protagonista ai suoi tormenti nel corso del film. Però il messaggio principale è sicuramente che la vita non finisce con la morte fisica e che dopo la morte fisica c'è qualcos'altro che ci aspetta. Il secondo film spirituale di cui ti voglio parlare è Il piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, regista di veri e propri capolavori come Novecento, L'ultimo imperatore o Ultimo tango a Parigi. Il film inizia col viaggio di due monaci buddisti che si recano a Seattle perché sospettano che un bambino di 9 anni, di nome Jesse, sia niente poco di meno che la reincarnazione di Lama Dorje, un illustre maestro spirituale morto qualche anno prima. Sebbene recalcitrante, il padre del bambino si convince ad accompagnare Jesse in estremo oriente, in un monastero dove i monaci potranno stabilire se effettivamente egli rappresenta la reincarnazione del maestro. Il film ripercorre al contempo la vicenda di Siddhartha, il giovane principe poi divenuto Buddha, interpretato da un incredibile Keanu Reeves, che come forse saprai è un attore che tornerà in vari altri film spirituali, ma di questo parleremo forse in un prossimo video. Messaggio, per quanto mi riguarda, ha a che fare con un bellissimo ponte che si viene a creare tra l'Oriente e l'Occidente. Non è un caso, infatti, che si sospetta che la reincarnazione di questo grande maestro orientale sia in un bambino occidentale. Fa vedere non solo una storia quindi di karma e di
un'eventuale reincarnazione, ma anche una storia di unione tra due mondi, tra due parti del mondo che sono solo in apparenza distanti. Il terzo film spirituale di cui vorrei parlarti è Il Pianeta Verde, una pellicola che ci parla di un mondo lontano in cui gli abitanti hanno imparato a vivere in armonia con se stessi e con il loro pianeta. L'era industriale è per gli abitanti del pianeta verde un lontano ricordo. Dopo aver vissuto e superato una fase simile a quella terrestre, gli abitanti evolvono e si aprono a un modo di vivere armonioso e più in linea con i propri bisogni e quelli del pianeta. Quando, in occasione dei viaggi interstellari, cercano qualcuno disposto a visitare la Terra per vedere come procede l'evoluzione, nessuno si offre volontario finché infine si fa avanti Milla, figlia di una donna terrestre che desidera segretamente conoscere le proprie origini. La situazione sulla Terra è ben diversa da quella conosciuta sul suo pianeta, a partire dall'aria inquinata e difficilmente respirabile. Nonostante questo, però, la sua sensibilità le permetterà di farsi strada in questo mondo così apparentemente strano e vivere vicende rocambolesche ma piene d'amore. È un messaggio molto molto simile a quello di Avatar, perché fondamentalmente fa vedere come una società avanzata, perché è una società che riesce a compiere viaggi non solo nel loro sistema solare, ma addirittura nelle altre galassie, quindi è una società avanzatissima, però riesce a vivere in un modo molto semplice, mentre invece sulla Terra fa vedere quanto il problema non sia solo l'inquinamento, ma anche un certo modo di vivere dove è stata dimenticata l'empatia, dove è stata dimenticata la gentilezza, dove è stato dimenticato l'amore. Quindi il messaggio che torna è ancora una volta questo, che quando siamo connessi alla natura, quando siamo connessi anche a una vita più semplice, abbiamo tantissimi benefici. Il quarto film spirituale di cui ti voglio parlare è un vero e proprio capolavoro, si chiama Cloud Atlas. È diretto da Lilly e Lana Wachowski, che hanno diretto anche Matrix. È uscito nel 2012 e forse è il film più bello mai realizzato sul karma. Il film racconta ben sei storie ambientato in epoche e luoghi differenti, le quali hanno però un filo conduttore che le lega le une alle altre. Sarò sincero, per riuscire a comprendere il film ho dovuto vederlo una seconda volta, perché a una prima visione la trama mi era apparsa a dir poco ingarbugliata. Dunque, se per caso ancora non l'hai visto, ti darò una possibile chiave di lettura. I personaggi che appaiono nelle varie storie sono in realtà le stesse anime che via via si reincarnano e scoprono sulla loro pelle quanto le singole azioni che compiono nella vita hanno una ripercussione sul passato, sul presente e sul futuro. Anche se tutti i film che ti presento in questa breve rassegna sono molto belli, su Cloud Atlas preferisco non usare mezzi termini. Si tratta di un vero e proprio capolavoro, ambientato in una serie di epoche storiche che vanno dal periodo dello schiavismo in America, passando per il presente, fino a giungere a un futuro remoto, difficile persino da immaginare. Un cast d'eccezione in cui compaiono tra gli altri Tom Hanks, Hugh Grant, Halle Berry e anche Hugo Weaving, ovvero l'agente Smith di Matrix, contribuisce a fare la differenza. Il messaggio lo troviamo in una frase che ritorna più e più volte nel film. La nostra vita non è nostra. Da grembo a tomba siamo legati agli altri e da ogni crimine e da ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. E qui
c'è da dire che la trama è così intricata e così complessa che non aggiungerei niente altro. Andate assolutamente a vedere il film se ancora non l'avete visto. Il quinto film spirituale di cui voglio parlarti è un altro grandissimo capolavoro, sto parlando di The Truman Show. Il regista è l'australiano Peter Weir e forse non tutti ricordano che è regista anche di un altro grande film spirituale, cioè L'attimo fuggente con Robin Williams. A proposito, se per caso ti interessasse un video proprio sull'attimo fuggente, dato che di cose da dire ce ne sarebbero tante, fammelo sapere qui sotto con un commento. Il film, interpretato da uno straordinario Jim Carrey, racconta la storia di Truman, un ragazzo che vive una vita tranquilla nella cittadina di Sea Haven. È sposato, lavora come agente assicurativo ed è circondato da vicini, amici, cordiali e affabili. Qualcosa però inizia a cambiare quando Truman, sentendo il peso di una vita sempre uguale a se stessa, inizia a progettare di andarsene, di viaggiare e lasciare la città. Da quel momento qualcosa di curiosamente inspiegabile lo rimanda sempre indietro. Se va all'agenzia di viaggi, l'impiegata gli dice che i posti sono esauriti. Se prova a uscire dalla città, il traffico glielo impedisce e così via. Gli ostacoli diventano così strani e inspiegabili da condurlo alla verità. Truman è l'ignaro protagonista di un gigantesco spettacolo televisivo. La città in cui vive è in realtà uno studio e le persone che lui credeva essere persone care della sua vita sono in realtà degli attori professionisti. Lo spettacolo si chiama appunto The Truman Show e è una sorta di reality basato sulla sua stessa vita, ripresa in diretta sin dalla nascita, quando fu prelevato da una gravidanza indesiderata. E scoperto l'imbroglio, a quel punto Truman decide di fuggire, ma riuscirà a scappare? Il messaggio è ancora più complesso perché potremo vederlo come uno di quei tanti film, come anche Matrix, in cui fondamentalmente si va a rispolverare il mito della caverna di Platone. Si va cioè a guardare alla realtà chiedendosi se quello che vediamo, quello che percepiamo sia reale o fittizio, se nella nostra vita siamo veramente liberi come pensiamo di essere o se siamo condizionati. E se lo siamo, possiamo in qualche modo evadere da questo condizionamento? Una possibile risposta ce la dà proprio The Truman Show. Il sesto film spirituale di cui vorrei parlarti è Conversazioni con Dio, che è il film biografico sulla storia di Neil Donald Walsh, autore del libro omonimo. Conversazioni con Dio racconta la vera storia di Neil Donald Walsh, che è un maestro spirituale e autore di fama mondiale. Prima di raggiungere la notorietà e scrivere il suo libro, Neil si trova ad affrontare sfide davvero impegnative. Ha infatti un incidente, a seguito del quale perde il lavoro e diviene persino per alcuni anni un senza tetto. Il film mostra in maniera toccante e coinvolgente come, anche nelle situazioni più disagevoli e terribili, rivolgendosi alla forza interiore che ciascuno di noi ha dentro, sia possibile trasformare il proprio destino. I messaggi sono tantissimi, ma il principale dal mio punto di vista ha a che fare con questo, che in una società dei consumi dove si ritiene che la felicità equivalga al benessere, al possesso, in realtà questo film ci mostra come il protagonista trovi una vera serenità e una vera, autentica gioia proprio nel momento in cui perde tutto. E in questo modo quindi ribalta il paradigma.
Il settimo e penultimo film spirituale di cui voglio parlarti oggi è un film uscito nel 2017, prodotto dalla Disney e dalla Pixar, che si chiama Coco. Miguel, un giovanissimo aspirante musicista di talento, si ritrova accidentalmente intrappolato nell'aldilà durante la celebrazione del Dia de los Muertos, che in Messico è la festa tradizionale con cui vengono onorati i defunti. Ma la vera cosa stupefacente è che l'intera trama del film rappresenta una grande, collettiva e meravigliosa costellazione familiare. Miguel proviene infatti da una famiglia di calzolai che gli vieta di suonare e in generale vieta la musica, e questo a causa del fatto che in passato un antenato musicista aveva abbandonato la famiglia. Solo che quando il cane rompe il ritratto dei suoi avi, Miguel scopre che il suo trisnonno era in realtà un chitarrista, ma questo fatto era stato taciuto da tutti. Ed è proprio questa una dinamica tipica delle costellazioni familiari, perché ogni segreto di famiglia fa di tutto per emergere, e per farlo emergere il sistema incarica sempre un discendente. La passione sfrenata per la musica del piccolo Miguel fa da detonatore per abbattere il muro di omertà che celava la verità taciuta sulla musica. Ovviamente le cose da dire su questo film sarebbero tante, tante di più. Quindi ti piacerebbe un video dedicato proprio solo a Coco e a spiegare come tutta la trama ripercorre la dinamica di una costellazione familiare? Se sì, fammelo sapere qui sotto con un commento. Il messaggio per quanto riguarda Coco è sicuramente quello che gli irrettimenti, i legami, ciò che ci blocca possono comunque essere sciolti, a patto di essere disposti a fare un lavoro sulle proprie origini, sulle nostre radici. E a questo proposito vi dirò che ci sono altri film che, anche se non lo dichiarano, anche se in modo implicito, parlano proprio delle dinamiche delle costellazioni familiari. Se vi interessasse questo argomento, me lo fate sapere con un commento, e sarebbe bello fare un video proprio svelando quali film parlano di questo argomento. E così siamo arrivati all'ottavo e ultimo film di questa classifica. Sto parlando di Avatar di James Cameron, un film che è famoso per i suoi incredibili effetti speciali, ma soprattutto per la profondità che riesce a raggiungere. Avatar è ambientato su Pandora, uno spettacolare pianeta che forse è ancora più verde del pianeta verde, e si svolge in un'epoca futura in cui la Terra versa in condizioni difficili. Su Pandora gli umani, per poter respirare l'aria, che altrimenti è tossica, trasferiscono la propria coscienza negli avatar, corpi sviluppati in laboratorio, unendo il DNA umano con quello dei Na'vi, gli abitanti nativi. Il protagonista è Jake Sully, un ex marine che parte alla volta di Pandora per sostituire il fratello gemello ucciso prima della partenza. Inviato nella foresta con lo scopo di ricavare informazioni sui giacimenti di un minerale da cui è possibile ricavare energia, Jake si avvicinerà sempre di più alla cultura dei Na'vi, scoprendo una visione della realtà molto molto diversa da quella che ha conosciuto fino ad allora. Il
Il messaggio di Avatar ha a che fare con la stretta connessione con la natura e secondo il mio punto di vista si potrebbe riassumere in questo modo. Quando ci allontaniamo troppo dalla connessione con la natura, finiamo per diventare cattivi e violenti. Il film, anzi i film, perché questa dinamica si ripercorre sia in Avatar 1 che in Avatar 2, ci mostra come i Na'vi vivano con una grande gioia, una grande armonia rispettando gli altri esseri viventi, mentre invece gli umani si preoccupano nel primo film di sfruttare un minerale, nel secondo vogliono uccidere degli animali perché hanno una sorta di liquido dentro di loro che ha delle proprietà molto importanti per la salute umana. Insomma, gli esseri umani che si sono allontanati dalla natura, infatti non riescono a comprendere come ragionino i Na'vi e perché sia così importante questa loro connessione, sono violenti, sono conquistatori, vogliono distruggere tutto, non si fanno scrupoli ad ammazzare. È una metafora neanche troppo velata di quello che rischiamo se ci allontaniamo troppo dalla connessione con la natura. Quali di questi 8 film hai già visto e quali no? Se c'è qualcuno fra questi film su cui ti piacerebbe un approfondimento, ad esempio un video dedicato solo a No Solar, uno dedicato solo a Coco e così via. E poi mi piacerebbe sapere anche quali altri film spirituali mi consiglieresti per eventualmente un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto con un commento. E con questo io direi proprio che è tutto. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, perché realizzare un video come questo, ragazzi, richiede veramente tanto tanto tempo e il like vi assicuro che aiuta molto il video a diffondersi, a essere visto da più persone. Potete anche iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e io come sempre vi ringrazio di cuore di essere qua. È sempre bellissimo per me passare tempo insieme e vi mando un grande, grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce. Il secondo film spirituale di cui ti voglio parlare è di Bernardo Bartolucci. Bernardo Bertolucci, sembra uno scioglilingua fatto apposta. Il quarto film spirituale di cui vorrei... Miguel, un giovanissimo e aspirante... nei confronti della propria famiglia e del sistema.